La Regione Puglia, con il microcredito d'impresa, concede un finanziamento alle microimprese già operative che non possono accedere al credito bancario. La Puglia dà fiducia alle imprese dell'artigianato, del manifatturiero e dei servizi, che si impegnano a restituire il prestito nei tempi previsti. Un patto con le imprese, per crescere e puntare insieme allo sviluppo economico, sostenibile e inclusivo. Perché se crescono le imprese, cresce la Puglia. Visita il sito sistema.puglia.it/microcredito. La Puglia, un'opportunità nelle tue mani. Incontro con la matematica da bambino, perché io l'ho sempre odiata, quindi ogni volta che l'ascolto parlare o che leggo i suoi post mi domando chissà che cosa è successo, qual è stata la scintilla. Infatti in realtà il suo caso non è un caso isolato, anzi si sa che la prima attitudine che viene ai bambini è quella per la musica. I bambini battono le posate sui piatti, no? Fanno rumori eccetera, ma l'ultima attitudine che viene quando viene nello sviluppo, no, del bambino è quella per il ragionamento, diciamo così, logico e deduttivo, che poi è quello che porta alla matematica, e arriva in realtà con l'età dello sviluppo. Mi ricordo di aver cominciato ad amare la matematica forse in seconda o in terza media, quando vedevo che gli esercizi venivano, no? E quindi finalmente avevo raggiunto la maturità. Forse qualcuno si preoccupa prima, no? La odia talmente tanto prima che poi non riesce più ad amarla, no? E poi questo linguaggio, lei ce l'ha spiegato molto spesso, sottintende tutto il resto, no? La musica, la natura, soprattutto la musica che lei ama molto. Sì, sì. Ma non solo la musica, per esempio stasera faccio vedere immagini di arte, no? L'idea è quella che la cultura è una, molto spesso gli umanisti pensano che la cultura sia una e sia la loro, no? Tanto per fare dei nomi nella musica, Boulez, no, famoso direttore d'orchestra, è laureato in matematica, Philip Glass, l'esatto contrario, minimalista, anche lui laureato in matematica, ci sono dei premi Nobel della letteratura, Coetzee per esempio, il sudafricano, no? Coetzee, che anche lui è laureato in matematica, i pittori poi non ne parliamo, da Leonardo, no? fino a Kandinsky, no? E tutta gente che in effetti con la matematica ci stava a suo agio, no? Quindi forse chi non vede queste affinità, no, è perché c'è colui, no? Non è perché non ci siano. È un po' come se perdesse il backstage, il dietro le quinte. Non solo, sì, è vero comunque che spesso la matematica, ha ragione lei, è un po' una struttura, no? È come quando si costruisce una casa, no? Si mettono le impalcature, no? Quelle servono per poterla costruire, no? Poi quando la casa sta in piedi, deve stare in piedi senza le impalcature, no? Non si vedono più e la gente si dimentica che c'erano però. Ecco, la matematica è proprio quello, serve a costruire i pezzi di opere d'arte. Lei è qui anche con un libro che chiude poi una trilogia. Sì, 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 ho finito la trilogia della geometria, in cui ho cercato di far vedere in maniera illustrata, tra l'altro, con centinaia di immagini, la storia della geometria dall'antichità, dagli antichi egizi, le piramidi, eccetera, fino ai giorni nostri. Tutta questa matematica poi, oltre a servire a fare l'alfabeto e da dialetto spesso ai linguaggi della comunicazione, serve anche ai social network. Lei che rapporto ha con la comunicazione ai tempi di internet, di Facebook, Twitter, YouTube, anche un blog, noi lo leggiamo, ma per il resto come se la cava? No, ho un blog e mi basta, infatti non ho Twitter, non ho Facebook, YouTube lo uso moltissimo perché spesso le immagini si vedono lì, ma questo Twitter, l'idea che qualunque cosa che uno fa, no, dice ho salito le scale, adesso lo faccio sapere, no, a tutti i miei followers, no? Cioè, insomma, non credo che siano cose così, a volte anche meditare un momentino, no, prima su ciò che si vuol dire può essere una cosa utile, no? Il blog è anche quella una cosa abbastanza veloce, no? Però io per esempio lo uso in una maniera forse un po' atipica ancora della vecchia maniera, no? Cioè, quindi faccio un blog magari una volta alla settimana, massimo due, no? Per permettere che poi si generi una discussione alla quale però prendo parte. Invece c'è gente spesso che vedo, anche i colleghi su Repubblica.it, che fanno blog tutti i giorni ma non rispondono mai, no? E quindi non ha senso. Certo, non c'è il contatto, no, così. Non va mai a
vedere, fare surfing su Google a vedere cosa scrivono di lei gli italiani? Non troppo, diciamo, anche perché voglio evitare un pochettino, no? Poi diventa anche un po' una sorta di narcisismo, uno va a vedere, no? Guardo i giornali, cioè lì ci sono dei siti che fanno vedere quando si parla sui giornali, no? Qualche volta, ma sul blog poi mi tengono informato perché ci sono i seguaci, ma ci sono anche naturalmente i contraddittori, no? Quindi ogni tanto arriva qualcuno che insomma, no? Poi dietro l'anonimato, no? Del nickname, no? Che quindi insultano direttamente, tanto non si sa chi sono, no? Mentre invece noi ci mettiamo la faccia, no? Senta, lei ci sta educando un po' col non senso della vita. Truman Capote ci diceva: non vi date pensiero, tanto non ne usciamo vivi comunque. Ci dica qualcosa di positivo. Ma la vita è positiva, in fondo, la negatività è quella che viene dopo, no? Quindi quando si vive sicuramente quello è positivo, purtroppo non dura molto, ma dura abbastanza, insomma, anzi spesso ormai si sta trascinando fin troppo, no? Perché noi siamo programmati, diciamo così, biologicamente per vivere sui 35-40 anni, questa era la vita media ancora un secolo fa, al mondo. E poi io faccio 35 anni tra poco, quindi sulla fine, io però l'ho fatti, sono 63, ne ho fatti quasi due, no? Tre per no. Non mi ricordo questo. Credo 21.